poco riceverà la cittadinanza onoraria di Rivarolo, così come era avvenuto per altri personaggi presenti in questa sala, a cominciare dall'ex procuratore della Repubblica Giancarlo Caselli, questa che è la sala consigliare del Comune di Rivarolo, dove siedono i rappresentanti liberamente eletti dai cittadini e dove la discussione e il confronto tra posizioni diverse è salutare se ha per obiettivo il raggiungimento del bene comune. Posizioni diverse che si sono registrate anche in occasione dell'attribuzione della cittadinanza onoraria a Monsignor Bettazzi, creando intorno a un personaggio che ha segnato la storia della Chiesa assurde contrapposizioni e pretestuose occasioni di polemica, invocando e adattando il messaggio evangelico al non rispetto della dottrina e della fede di cui Bettazzi sarebbe uno dei principali artefici. Ma chiudiamo questa parentesi, ma torniamo a questa serata e permettetemi di salutare, oltre a Caselli, cittadino onorario di Rivarolo da 2 anni, il luogotenente Mammino, che è anche lui il comandante della stazione dei carabinieri di Rivarolo, che non vedo ma è già presente, che ha ricevuto nel 2009 la cittadinanza. Un particolare saluto, un affettuoso pensiero al vescovo emerito di Pinerolo, noi lo chiamiamo sempre Don, Monsignor Pier Giosef De Bernardi, che iniziò la sua carriera da giovanissimo parroco di San Michele a Rivarolo e che fu di Bettazzi un vicario generale. Abbiamo cercato di dare voce questa sera a tutti, a personaggi che descriveranno dal loro punto di vista cos'è stato per loro, per il settore che hanno seguito nella loro attività professionale, il Monsignor Bettazzi. Iniziamo dunque la serata con i saluti istituzionali. Il primo a farlo è Fernando Ricciardi, Presidente del Consiglio Comunale di Rivarolo. Il ruolo che occupo mi compete di portare a questa assemblea i saluti dell'intero Consiglio Comunale. Saluto Monsignor Bettazzi, che verrà insignito della cittadinanza onoraria, Monsignor Pier Giorgio De Bernardi, che ricordo qualche decina d'anni fa vice parroco all'oratorio di San Michele. Non posso non ricordare il dottor Caselli, che ha già ricevuto anni fa la cittadinanza onoraria a Rivarolo. Saluto anche tutti gli altri sindaci e le altre autorità presenti a questa importante manifestazione. Io prendo spunto da uno scritto di Monsignor Bettazzi dal titolo Dio mio perché puntini puntini abbandonato, e nella copertina del libro c'è alcune riflessioni che cito testualmente. Se pensiamo alle situazioni e ai momenti in cui ci chiediamo ma perché Dio ha permesso questo? Ma dov'era Dio mentre si compiva Auschwitz? Dove, mentre tanti migranti muoiono in mare? Dovremmo prima chiederci però, ma dov'era l'umanità che ha causato tutto questo? E penso che Monsignor Bettazzi, oltre a porsi queste domande, abbia lavorato nel corso del suo intenso apostolato anche per dare delle risposte concrete a queste domande, soprattutto con la vicinanza ai deboli e assumendo anche tante posizioni che penso nel suo lungo apostolato a volte gli possono essere anche costate care. Mi fermo qui perché non voglio rubare tempo alla discussione, ringrazio e saluto anche tutti i cittadini rivarolesi che hanno voluto essere partecipi a questa serata. Dopo tante parole scritte, lette, è giunto il momento finalmente di consegnare ufficialmente la cittadinanza onoraria a Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito della diocesi di Ivrea. Intanto saluto e ringrazio per aver accettato la nostra proposta Monsignor Bettazzi, grazie. Ringrazio per la presenza il cittadino onorario della città di Rivarolo, dottor Giancarlo Caselli, procuratore, ex procuratore della Repubblica di Torino, grazie. Saluto e ringrazio Monsignor De Bernardi che ci onora con la sua presenza, vescovo emerito di Pinerolo. Saluto e ringrazio tutti i presenti, in modo particolare tutte le autorità civili, militari e religiose presenti.
È un piacere ed un onore vedere questa sala consiliare così colma di pubblico ed è anche un piacere e un onore vederla così qualificata. Grazie a tutti voi per essere qui e per aver aderito alla richiesta, alla proposta dell'amministrazione comunale della città di Rivarolo, ma io oserei dire alla proposta e alla richiesta della città di Rivarolo di concedere la cittadinanza onoraria a Monsignor Bettazzi. Chi parlerà dopo di me, e sono tanti gli oratori, gli saluto come saluto il sindaco di San Giusto e il sindaco di Castellamonte che ci onorano con la presenza, grazie. Non li vado a citare tutti, ma saranno nominati man mano che prenderanno la parola. Per ringraziare il signor sindaco e il consiglio comunale intero, città di Rivarolo e tutti voi che volete essere presenti, perché realmente ecco un po' mi ha toccato questo qui. Rivarolo fin dall'inizio è stata, dicevano che la diocesi di Ivrea è divisa in tre: Ivrea, Rivarolo e Chivasso, ma delle tre culturalmente e anche religiosamente il primato era di Rivarolo. C'è stata la questione quando morì Don Capirone. Allora la gestione, perché aveva mandato Don Osso per vedere di riunire tutta la città in una sola parrocchia, come si pensava, e poi alla fine la Strambino, dove c'era il vicario generale Costanzo, vennero tutti e decisi che San Michele prendeva un pezzo della parrocchia che era in via Torino, che restava a San Giacomo con Don Mabrito, quindi erano contenti quelli di San Michele perché avevano un po' di parrocchia in più, ed erano contenti quelli di San Giacomo perché avevano Don Mabrito come speravano. E quando si fece il sinodo avevano proposto di fare tre centri, le tre città, ma poi dissero no, finisce che noi dividiamo un po' la diocesi. Bene, io venivo da Bologna e così dovevo cercare, ma avevano detto a Roma, si ricordi, il primo anno vedere, il secondo prevedere e il terzo provvedere. Ma era una mentalità un po' diversa. Ricordo che il giorno dell'ingresso, il 15 gennaio del 67, io feci il discorso, c'era un gruppo di Bologna che ogni tanto batteva le mani. Alla fine Don Michele Ferraris venne a dirmi: eccellenza, non vorrei che lei si fosse fatta una cattiva idea di noi, che i bolognesi battevano le mani e noi no. Le battevamo anche noi, ma dentro. Ecco, ho cominciato a capire che doveva essere non attento. Poi fu la lunga visita pastorale, ci mesi 11 anni, stavo, non so quanto ci sono stato, stavo una settimana per parrocchia. A Chivasso sono stati 33 giorni, io credo che arriverò quasi quasi così. Ma allora è quello che mi ha portato a conoscere e entrare, perché per natura sono il terzo di famiglia, quindi in genere è il primogenito quello qui. Ero già timido un po' per quello, poi ero mancino e a quei tempi, guai, la maestra di quarta con la bacchetta mi obbligò a imparare con la destra, poi avevo una difficoltà di pronuncia di R, tutto quanto per rendermi timido, non è che sia entrato in seminario per quello, ma comunque entrai a 10 anni, non capivo forse tanto, quando capii ero già dentro, ma ecco sono andato. Ma ho scritto anche un libro, Vescovo e laico. Laico per dire umano, non laicista, ma umano. E sono, credo, tre le cose, o quattro, che mi hanno educato a questo. La prima che mi ha mandato a studiare e poi insegnare filosofia, e quella è laica per natura sua. Poi ero assistente degli universitari cattolici. Erano cattolici e mandavano all'università a Bologna, all'università laica, e poi è stato il concilio.
C'è stato il concilio perché io c'entrai e così la cosa che colpì allora fu soprattutto la Gaudium et Spes, che non era stata pensata, quella la Chiesa nel mondo contemporaneo, ma era venuta fuori perché Papa Giovanni aveva fatto la pace in terris, dopo che era stato, in qualche modo aveva portato la pace tra l'America e la Russia. E allora noi vescovi stavamo meravigliati, e quando entrai in concilio autunno del 63 era proprio l'ora che trovai che i vescovi stavano brontolando, i vescovi stavano riflettendo, ecco, sul fatto che Papa aveva fatto un'enciclica così importante senza dirsi niente. Ma la cosa importante della pace in interesse era che i papi che scrivono di religione per i cattolici aveva scritto su un valore umano la pace rivolto a tutti gli uomini di buona volontà, che era una cosa nuova, perché raccontavamo in concilio, forse ve l'ho già detto, che era morto un rabbino ebreo e San Pietro gli dice: vieni in paradiso, ma sono un rabbino ebreo, sta facendo un concilio, li prendiamo tutti, davvero, vieni a vedere, entra dentro, già c'è Manasse, Beniamino, Giuditta, cioè, ma guarda di qua che ci sono gli ortodossi, i protestanti, cioè, sono sempre dei vostri, vanno avanti quei gialli, tutti buddisti, ma anche loro in paradiso, ma guarda, vanno avanti quei neri lì in fondo, quasi tutti animisti, ma no, vanno avanti e qui arrivano accanto un gran muro, parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Che era così. E lì è stato quel gran rivoluzionario, non lo resta nemmeno, Josef Ratzinger, che quando era cardinale chiese ai teologi internazionali, ma il limbo, loro ci hanno messo tanto tempo che è diventato Papa. Poi gli hanno detto: guardi, che lo dicevamo per dire l'importanza del battesimo, ma non c'è nella Bibbia. Cioè, ma loro dove vanno? Noi li mandavamo lì, non ero battezzato. Dove vanno? Vanno in paradiso. Allora, ecco, è stata questa enorme apertura, ecco. Allora è stato il concilio, ma il concilio ha dato le idee. Come sono arrivato ad assimilare i concili? Perché quando arrivai, la visita di 11 anni l'avevamo impostata con un documento: Cristo ci unisce per pregare e per servire. Cristo, la parola di Dio, ci unisce la Chiesa per pregare la liturgia e per servire la Gaudium et Spes, quindi sono le quattro costituzioni. Ho girato per 11 anni parlando e vedendo, ascoltando. Poi abbiamo fatto un sinodo, una Chiesa giovane al servizio del mondo, era sulle quattro costituzioni. Se ho assimilato il concilio, lo devo alla diocesi di Brera. Quindi ecco, proprio perché è stato parlandone insieme, ascoltando, devo aggiungere anche Pascristi, perché mi avevano chiamato a Roma nel 68, Bettazzi, sai che cos'è Pascristi? Dico no, è un movimento di giovani per la pace. Vogliono un vescovo per presidente, mi ha pensato te che sei il più adatto. L'avevano chiesto altri cinque che avevano detto di no. Nel 68 io ero più ingenuo che dici di sì, ma è stato lì che mi hanno aiutato a capire la pace, ecco, poi. Allora io devo molto alla diocesi di Ivrea e a Pascristi, che sono quelli che mi hanno fatto fare, perché è vero, timido come ero, che so io le cose che così io ne ho sentite, mica tanto perché corro in bombo, faccio fatica a sentire. Ma ho capito che ha raccontato tante cose di me che io non sapevo, che non mi ricordavo più. Ecco, io credo che davvero allora è un grazie che Rivarolo, come è già stato Ivrea, che ha mandato la cittadinanza onoraria, mi fa capire insomma di come sono riuscito nel primo anno, ho visto, il secondo previsto e poi il terzo ho provveduto, che siamo riusciti insieme a camminare, ecco, per il mondo nuovo, per una Chiesa nuova. È vero che il concilio è stato un po' soffocato, no, questo mica fate la spia, perché Elder Camara, quando scrive, dice: quanto ho insistito col Papa per dire come ha fatto una commissione per l'attuazione della liturgia, e c'è stato, faccio una commissione per l'attuazione del concilio.
Cioè, se no rimane in mano al Vaticano, come si fa a lasciare il Concilio in mano a quelli che non l'hanno mai voluto? Così diceva lui. E poi c'è stato il 68, perché ricordo che durante il Concilio i più contenti erano fuori della Chiesa, dentro la Chiesa c'è qui c'è da cambiare. Fuori, dopo 20 anni dalla fine della guerra, c'era bisogno di libertà, e dicevano: se cambia la Chiesa Cattolica possiamo cambiare tutti. E poi non siamo riusciti a portare veramente, allora ha cambiato loro nel 68. Direi che è stato un po' il fatto che noi non abbiamo saputo subito realizzare questo rinnovamento che il mondo aspettava. Ecco, grazie allora per la cittadinanza onoraria di Livorno, che è un nuovo segno, ecco, che la popolazione, nonostante tutto, mi ha accettato e mi ricorda ancora. E proprio perché devo tanto, come Pax Christi per la pace, alla diocesi di Ivrea, si è saputo attuare il Concilio. È uscito 3 giorni fa un libretto, Il mio Concilio Vaticano II, prima, durante, dopo. Nel dopo dico che devo alla diocesi di Ivrea se ho saputo realizzare qualche cosa del Concilio. Grazie. Per la vicinanza e l'affetto da sempre dimostrati verso la comunità di Rivarolo, sia in ambito religioso che civile, la città concede con sincera gratitudine la cittadinanza onoraria di Rivarolo Canavese. 29 settembre 2019. Grazie a tutti. Questa sera ospite a Rivarolo per un evento d'eccezione, questa patronale di San Michele, la cittadinanza onoraria al Vescovo Emerito Don Bettazzi. Sono davvero contento, orgoglioso, perché come cittadino onorario di Rivarolo la possibilità di salutare un concittadino illustre, eccellente come Don Bettazzi, come Monsignor Bettazzi, è davvero significativa. Nello stesso tempo sono un po' preoccupato, perché ricordo un incontro di qualche anno fa con Don Bettazzi, con Monsignor Bettazzi, dagliela, alla Spezia. Si doveva discutere insieme di un problema che mi pare fosse giudici fra codici e Vangelo. Per rispetto, per deferenza nei confronti di Monsignor Bettazzi, gli avevo mandato preventivamente la mia relazione. E quando siamo insieme alla Spezia, al tavolo dei relatori, per parlare prima l'uno e poi l'altro, ecco che lui esordisce dicendo: ho avuto la relazione di Caselli, l'ho letta e credevo di essere io il prete prima di leggere quello che lui ha intenzione di dire. Spero che questa sera non mi saluti allo stesso identico modo, ma racconto questo episodio per dire che la chiave di lettura, di interpretazione, di memoria degli interventi, degli scritti, delle prese di posizione di Monsignor Bettazzi è sempre anche l'ironia, persona serissima che però ha il garbo di trattare anche gli argomenti più scabrosi con un tratto, quando possibile, quando ci sta, di ironia. E nel tempo stesso parla di temi estremamente pesanti, per così dire. L'ultimo che io ricordo è quello dei migranti. Vorrei accennarvi anch'io questa sera sull'onda delle prese di posizione di Monsignor Bettazzi, ma la parola chiave degli interventi di Bettazzi è l'umanità. Guarda caso, la stessa parola che oggi è risuonata in Piazza San Pietro, ascoltando il Papa che di questi problemi parlava e all'umanità proprio, al rispetto dei diritti dell'umanità si richiamava.